Presentano i nostri osservatori che ci assicurano la sicurezza chiaramente in mare. Quindi lascio la parola magari subito al Sì. capitano per poi darla a Mariangela e di nuovo grazie per essere presenti qui stasera. Lo ringrazio per l'invito che ho accettato con piacere, come dicevi giustamente, i fari che sono una guida da sempre per tutti i naviganti, quindi stasera vedremo un po' la storia di quelli che i fari che nonostante l'avanzare della tecnologia, le strumentazioni che oggi ci sono sulle nostre unità navali, sulle unità navali che solcano i mari, restano comunque un saldo punto di riferimento, sia sulle carte nautiche che sulle tavole, perché ogni navigante non può farne a meno. Quindi è molto bello rivederne la storia e poi capire che nel futuro comunque ci sono sempre e credo che non abbandoneranno mai le nostre coste. Grazie di Grazie nuovo. comandante. Grazie. Allora, buonasera e benvenuti alla mostra Le Sentinelle di Luce, i fari costruiti in epoca borbonica nel Golfo di Napoli. Sono particolarmente contenta di questa mostra per una ragione semplice. E nel solco noi abbiamo deciso nella nostra programmazione di dedicare la prima parte dell'anno al mare, perché è quello che ci caratterizza, l'identità nostra in quanto isola. Lo abbiamo fatto, come diceva, ricordava bene Luca, con una mostra fotografica. Proseguiamo invece con una mostra di natura storica. I fari sono noti fin dall'antichità e mi piace anche darvi un piccolo cenno storico. Pensate che Omero, nel descrivere lo scudo di Achille, ne dice che era splendente come un fuoco che guida coloro che solcano il mare e nei pericoli del mare. Quindi a dimostrazione che già dall'VIII secolo in qualche modo la navigazione si muoveva attraverso dei fuochi che regolamentavano e aiutavano nella navigazione. Io sono particolarmente contenta per il fatto che la presenza ci sia, la presenza del comandante Maggi, perché per noi è importante sempre avere anche un contatto con le istituzioni e soprattutto poter avere una sinergia in questo senso. La storia dei fari è molto particolare perché nel nostro immaginario è sicuramente legato al famoso colosso di Rodi, il faro di Rodi, il faro di Alessandria. Questo è ciò che la tradizione storica ci consegna. In realtà però attraverso le fonti storiche noi sappiamo che i fari vengono costruiti lungo tutto il Mediterraneo. Addirittura Claudio costruisce il primo faro ad Ostia ed era fondamentale perché Ostia era il porto di Roma e quindi immaginate già la necessità anche sulle coste italiche di avere i primi fari. L'epoca diciamo, tardoantica e medievale ha un momento di crisi legata alla navigazione, navigazione che viene ripresa nel 1200 grazie alle repubbliche marinare, e infatti non è un caso che i primi fari vengono costruiti proprio a Pisa, a Genova, e questo poi ovviamente darà l'avvio alla costruzione di tanti piccoli fari che troveremo dislocati lungo le coste dell'Italia. Sicuramente però un momento topico nella storia della farologia è il 1800. Questo perché? Perché parlare di fari significa in realtà parlare di tutta una serie di conoscenze tecnologiche che si sono sedimentate a partire dal 1700. Quindi pensate ai lavori di ottica. Pensate ai lavori di meccanica necessari per regolamentare la strumentazione del faro stesso, ma anche alle tecniche edilizie necessarie per poter creare su luoghi magari impervi queste torri svettanti sul mare. E non è un caso, e questo mi piace sottolinearlo e lo farò ulteriormente quando poi entreremo nella mostra, spesso i fari sorgono sulle precedenti torri di avvistamento sul territorio.
territorio, a dimostrazione proprio che anche la difficoltà di costruire questi fari in qualche modo viene diciamo, aiutata dalla presenza già delle torri costiere di avvistamento. La mostra che noi ci accingiamo a visitare è una mostra particolare. Prima di tutto io sono particolarmente contenta e ringrazio l'ingegnere Domenico Iacono, che ha messo come al solito con la sua liberalità, e qui ci vuole un applauso, perché vi assicuro che chi colleziona con amore la storia antica non sempre con facilità la dona agli altri. Invece Domenico, devo dire, ha sempre la voglia di condividere quello che è il suo patrimonio. Lo abbiamo visto già l'anno passato con la mostra dedicata alle fotografie nell'Ottocento, che è stata un successo ed è stato un modo per raccontare l'isola di Ischia attraverso delle immagini che purtroppo noi oggi non abbiamo più di Ischia. E però questo ci ha consentito poi di fare un approfondimento sulla storia sull'architettura. Anche in questo caso poi ci sarà sicuramente un ulteriore approfondimento proprio legato alla navigazione e alla costruzione di questi fari. Le tavole che noi presentiamo sono degli originali e sono storte, quindi io già vi immagino che tanti di voi noteranno questo particolare, perché sono state posizionate in delle teche precise, e proprio questo dimostra il fatto che siano degli originali e delle stampate poi per questo album che viene realizzato nel 1873 per volere della Marina Reggia, che aveva la necessità di censire tutti i fari presenti sul territorio d'Italia. Allora, io vi chiedo la cortesia di seguirmi, facciamo il percorso.